a due gambe e quattro zampe del CAI di Luano, sezione non solo Marmo. Come prima cosa dico, forse ho usato troppo peso. Se qualcuno si sente offeso, chiedo scusa e sono contrito. E confortato dal successo di esperienze precedenti, vi dirò fuori dai denti come siete messi adesso. Ed essendo così tanti, qualche nome duplicato, mi ritrovo un po' stremato a ricordare tutti quanti. C'è la Rosi, la Rosaria, c'è la Giuse, Giuseppina, qualche volta Caterina, due Marie e nessun Daria. Chi si cambia pure il nome? Marilena con Rosangela, la Camilla che fa Angela, la chiamiamo col cognome, Antonella che sfavilla, la Simona che si squaglia, Simonetta che ti abbaglia con quel trucco che scintilla, e la Giuse che ti ammaglia con quegli occhi da serpente? La Pinuccia non fa niente, anche fuori dall'Italia, senza Gianni, lo sposino, lo vuol sempre lì vicino. Il Bruzzone, anch'egli ognora vuol marcare la sua signora. Natalia con l'ombrello, Mary Poppins la richiamo, con l'attrezzo sempre in mano, anche quando il cielo è bello. Marilena, che scompiglio, non ne posso parlare male, che perché a casa tale quale chissà quanti me ne piglio. Aldo viene dal Bissola, parla molto lentamente per interessare la gente e nessuno lo consola. La Patrizia scarpa bella, di gran firma e colorata, le colleghe l'ammirata senza porgere favella. Il Battista fondatore con le gambe regge bene, ancor più dopo le cene, fa la scopa, è un gran signore. Per fortuna c'è l'Eugenio che si atteggia a fare il genio. Sa di tutto, ma che palle, noi scappiamo nella valle. Mentre Gianni Simonato soffia forte il suo fischietto, vuole tutti al suo cospetto, non deve essere sorpassato. Poi quei tre che da finale sembrano proprio moschettieri, arruolati appena ieri, fanno progressi mica male. Tale Mario con Roberto e di Paolo Faraboschi sono conoscitori dei boschi delle Manie, questo è certo. Il Vittorio viene al mare da Metropoli Fumosa, a cantare non si osa, a lui piace solo parlare. C'è Maria e la Luciana che con Elena fanno gioco, allora basta così poco far passare la tramontana. Fra i tre Mario ce n'è uno che è più svelto di un camoscio e, lontan dall'essere moscio, ci registra ad uno mentre Laura prende soldi borbottando con creanza, eh? Ed attende con speranza non vi siano manigoldi che non vogliono pagare, ma a noi siamo non solo male, e la scusa, dammi torto, è il braccino un poco corto. Le gazzelle in quel di Tovo sono bellezze di cantanti, con la Marilena avanti e la maglia sopra il Giovo. Conta Cesare preciso, offre il vino col sorriso, brilli in testa come lente, è ingegner mica per niente. Vien l'Alfredo assai spedito, che nel gruppo lega poco, ma se c'è bisogno in loco, porti in spalla chi è ferito. Ah, vero, bravo. Claudio, con borraccia fuori, porta la bevanda a spasso. Il tremolino del passo gli sveglia certi ardori. Offre il giro il suo moscato e i liquori fatti a mano. Te li serve piano, piano, come fosse oro colato. Un Roberto, e siamo al terzo, gigioneggia tutto spiano, tal Dalmaso conosciamo, sempre pronto per lo scherzo. C'è la Piera che in discesa
fa fatica fino al piano. Se qualcuno le dà la mano, lo ringrazia e prega in chiesa. Antonello, appena assunto, occhi azzurri e crin d'argento, se si può fare un commento, di prestigio ne ha aggiunto. C'è la Lia che è sfigata, per due volte infortunata, la sua amica tale Alma che per lei perde la calma. Poi c'è Franco Calderone, Francaldezza è il nome d'arte, ci accompagna da ogni parte proprio sopra le sue zone. Antonella Cauteruccio non si deve allontanare perché Mosè con l'abbaiare rompe a tutti un bel pasticcio. Tale Flavia sempre a dieta, solamente di parola, che si porta il gorgonzola e se lo mangia. E che dir della Rosaria, quando sbuffa, sbanfa e suda, la si ammira quasi nuda, che si cambia in mezzo all'aria. Quel tal Piero Furbacchione, grande cuoco di frittate con fettine di patate, si conquista le amicone. Che la Rose con Roberto venga un poco, questo è certo, mentre Bruno, l'argentiere, ora non può farsi vedere, qualche guaio di salute. L'aspettiamo per le bevute. La Camilla, spesso assente, non si incazza più per niente. È qualcosa. Maria Rita col cappello, dalle ampie e larghe tese, sembra una lady inglese e che si porti anche l'ombrello. Sergio viene pochi mesi, lo si vede con barbetta, come tiene la racchetta. Sembra quasi non gli pesi. L'Andreina ognor si crucia, mentre Dedi, tra i presenti, non fa certo complimenti. Offre, accetta, mangia e ciuccia. Anche Herman con la Vera ci propongono le gite, sempre belle e divertite, che sia autunno o primavera. La Maria del Bruzzone si destreggia col mugugno. Se potesse, porge un pugno a chi guida l'escursione. Non dimentichiamo Valsusa, alias detto Ciape e Cega. Ora nessun di noi lo nega che contrarlo qui si usa. Sempre sta con lui chi osa di portarlo in giro a spasso, che non può fare il gradasso, è la gloria boccolosa. La Daniela, sempre torta, oltremodo generosa, molto allegra, mai noiosa, senza il peso che si porta. Il Danilo sempre ne ride, l'altro Guido semiserio, ma Gerardo fa sul serio, pensa a Cuba, allora sorride. Tre Renato, due fan foto, mentre l'altro poco noto segue sempre la consorte e con Ave fila forte. Il Bonfanti niente male, con la Laura rabdomante, cercano l'acqua un po' distante e trovano solo vie del sale. C'è Garolla col suo Atos, lui che dorme, l'altro media. Se non carica la sveglia si rivesta con il pathos. E le Angela sono due, una al cane, l'altra no. Della Mimma, che ne so, viene una volta o due. Ecco il Pino Ferroviere, che rincorre il suo partito e non muove manco un dito venir meno al suo dovere. La Raissa dall'Oriente, integrata così bene, col ginocchio che non tiene, non rinuncia proprio a niente. La Giovanna, sempre suole, se la porti nei bei posti, di pagarti a tutti i costi più di quello che ci vuole. Reca Giulia, giovincella, ma con occhio attento e scaltro, che se vuoi sapere dell'altro, ti ragguaglia e ti favella. Cosa dir del grande Mino? Dov'è Mino? Cosa dir del grande Mino? Che con noi viene volentieri, si accomuna coi bicchieri, anche lui viaggia col vino. Non dovrei pensare male, ma siccome siamo tanti, forse porge a tutti quanti la campagna elettorale? No. Qua, un bicchiere fa 2 chilometri. Anche Sandra col turbante cerca sempre bei colori. E che Paola ancora lavori è ingiustizia devastante. La Francina è brasiliana, sempre appare sorridente ed in modo sorprendente si è inserita l'italiana. Claudia serve con i guanti la sua torta che riluce e poi chiede ad alta voce,
ve l'ho data a tutti quanti? È vero, è cosa vera, eh? Caro adulto latitante, ti curava sull'istante, mentre il grande capo briga per chiamare la lettiga. Vi rendete conto che quando Elena non c'è, i sentieri e le sterrate sono sempre più lordate? Ogni tanto qualcheduna vuol zizzania seminare, noi la mandiamo a spigolare o la spediamo sulla luna. Ricordate, è solo un gioco questa presa dei fondelli. Se vi garba, sono tra quelli da celiare, non di poco. Chissà quanti ne ho scordato, qualchedun se n'è già andato. Per gli omessi faccio ammenda, per quegli altri è ormai leggenda. Per il Beppe, nostro capo, la materia è troppo grossa. E sparare la croce rossa non si fa sempre peccato. Ma mi punge un grosso tarlo, che se lui non esistesse, viste tutte le premesse, che bisognerà inventarlo. Abbiamo finito così di sognare. Thank you.